È morto Carlo Benincasa. Caso Tecnova, 10 arresti. Cobas, sit-in di protesta. Lecce, Rosati prenota la salvezza. Buongiorno e ben ritrovati con il TG di Lecce News 24. Apriamo con una triste notizia, la morte di Carlo Benincasa, consigliere comunale PD e presidente del consorzio ASI. Il politico leccese è stato stroncato nella prima serata di ieri da un infarto. I dettagli con Miriam Gavellone. Una notizia che lascia sgomenti, quella della scomparsa di un uomo e di un politico che ha dedicato la sua vita alla città di Lecce. Ieri sera Carlo Benincasa è stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione. Immediati soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. La corsa disperata in ambulanza al Vito Fazzi non è servita a strapparlo alla morte. Consigliere comunale del Partito Democratico e presidente del consorzio ASI, Benincasa ha sempre partecipato attivamente alla vita politica leccese, schierandosi in prima linea dalla parte della gente, lottando perché venissero soddisfatte le loro esigenze, andando incontro ai loro bisogni. Uno dei primi a rispondere all'appello in consiglio comunale, ad intervenire anche in modo acceso, pur di difendere le proprie idee e quelle del suo partito. Tanti messaggi di cordoglio che giungono dal mondo politico, dai suoi amici e compagni d'avventura. Dalle fila dello stesso colore politico di Benincasa, ma prima ancora d'amico, giungono le parole di cordoglio di Cosimo Durante, capogruppo d'opposizione alla provincia. Con la morte di Carlo Benincasa non solo il Partito Democratico, afferma, ma sono certo l'intera classe politica salentina perdono una persona dal grandissimo spessore umano, che si è sempre impegnata a svolgere la sua carica di consigliere comunale e soprattutto a contribuire alla crescita del nostro partito sul territorio salentino. Anche negli ultimi tempi si è occupato molto bene in maniera apprezzabile del rilancio del consorzio ASI. Commozione e vicinanza alla famiglia sono state espresse anche dal presidente Antonio Gabellone, che lo descrive come un protagonista assoluto, vivace, attento, instancabile e passionale. Bene, torniamo ora al caso Tecnova. Polizia e Finanza hanno eseguito sequestri e ordinanze di custodia cautelare nella vicenda riguardante i cosiddetti schiavi del fotovoltaico. Sentiamo di chi si tratta nel servizio di Sofia Marzano. Si delineano i contorni della vicenda di quelli che sono stati denominati schiavi del fotovoltaico, stiamo parlando dei lavoratori Tecnova. All'alba di questa mattina sono scattati 10 arresti tra soci, amministratori e capocantieri della società Tecnova per associazione per delinquere finalizzata alla riduzione, al mantenimento in schiavitù, estorsione, favoreggiamento delle condizioni di clandestinità di cittadini extracomunitari e truffa aggravata ai danni dello Stato. Di questi solo 4 sono stati arrestati, mentre gli altri sono tuttora ricercati. Il tutto è partito dalle decine di denunce dei lavoratori stessi. La squadra mobile di Lecce ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con decreto di sequestro preventivo di quote sociali, compendio aziendale e tutte le attrezzature, materiali e i mezzi riconducibili alla società, emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrittuale Antimafia di Lecce e della Procura della Repubblica di Brindisi. Ancora cronaca su disposizione del comandante provinciale di Lecce. I carabinieri delle compagnie di Lecce, Maglie, Casarano, Campi Salentina, Tricase e Gallipoli hanno eseguito nei giorni scorsi un servizio coordinato finalizzato al contrasto dell'abusivismo edilizio, nel corso del quale sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 34 persone per aver realizzato manufatti in difformità della legge di settore. In particolare sono complessivamente 20 i comuni dove i militari hanno sequestrato opere abusive del valore di circa 1 milione di euro. E questa mattina si è svolto un sit-in di protesta nelle immediate vicinanze della Villa Comunale di Lecce, organizzato dal sindacato Cobas per sostenere i lavoratori della pista di Nardò. Per noi c'era Miriam Gabellone. Una storia, la loro, quella dei collaudatori che lavorano, o meglio lavoravano presso la pista di Nardò, che inizia circa 10 anni fa. Un lavoro pericoloso ed esposto ad alti rischi, che consiste nel testare i prototipi delle auto schizzando sulla pista a 300 km all'ora, che 70 persone hanno svolto ininterrottamente, per un compenso di 4 euro all'ora, senza contare gli straordinari fuori stipendio. L'ultima società che ha gestito la pista è stata la Nardò Technical Center, che fa capo alle due cooperative, la All Service e l'Italian Job, i cui dipendenti, spiega Salvatore Stasi, rappresentante regionale Confederazione Cobas, sono stati costretti a sottostare alle continue e pressanti richieste da loro avanzate. Una sorta di ricattabilità occupazionale. Con questa espressione Stasi definisce la situazione dei 70 lavoratori, che pur di non perdere la propria sicurezza lavorativa, svolgevano il loro servizio anche di notte. Tutto fino al 2009, anno in cui la Technical Center ha dichiarato lo stato di crisi. Ciò ha gettato i lavoratori nello sconforto più totale. Per alcuni di loro, i dipendenti dell'All Service, si è prospettata la cassa integrazione in deroga. Dopo una serie di ricorsi, denunce pubbliche e incontri istituzionali con provincia e regione, oggi i lavoratori
senatori hanno fatto sentire nuovamente la loro voce. Posizionati davanti alla sede della provincia a Lecce, erano in trepida attesa di essere ricevuti nei piani alti. Le loro richieste ce le spiega Salvatore Stasi. Diciamo che da un'iniziale promesse di prendere di petto questa situazione, c'erano tutte queste belle promesse, in realtà mano a mano abbiamo visto che, come dire, hanno diluito nel tempo e quindi si è passato dal prendere di petto al non possiamo fare niente. Noi non crediamo questo, perché quando i diritti dei lavoratori vengono lesi in questa maniera così palese, non può esistere che delle istituzioni come Regione e Provincia possano far finta di niente. Noi chiediamo palesemente che da questo incontro, a partire da quello di oggi, che siano tutti informati, che la nostra richiesta è una e chiara: questi lavoratori devono essere reintegrati e non più con le cooperative, ma direttamente, perché in realtà la loro funzione, il loro lavoro, che è quello di collaudatori, è il core business della pista di Nardò. E teniamo presente che questo è un doppio effetto negativo: certo discriminazione verso di loro, ma attenzione, siccome noi parliamo che questa lavorazione è particolarissima, perché quelli, come dire, che guidano i prototipi delle auto a 300 orari, per capirsi, non solo nella pista ma anche fuori, allora, come dire, discriminazione a questi lavoratori, ma chi oggi viene preso non ha alcuna esperienza nel merito, e questo è fondamentale, credo io, diventano un pericolo per sé e per gli altri. La cultura dell'olio d'oliva salentino e della sana alimentazione. La Camera di Commercio di Lecce ha presentato questa mattina Multilab, il laboratorio chimico merceologico dell'ente camerale leccese. Alina Spirito. All'indomani dell'assegnazione del premio e-government per la pubblica amministrazione centrale grazie al progetto Comunica la tua attività commerciale, la Camera di Commercio di Lecce presenta Multilab, l'azienda speciale laboratorio chimico merceologico che intende sostenere le imprese del settore agroalimentare e turistico nel miglioramento della qualità dei prodotti e nella ricerca di tecnologie innovative. In particolare Multilab darà vita a tre progetti: il primo, un monitoraggio del batterio della legionella, intervento utile a fornire un supporto tecnico ai gestori delle strutture alberghiere della provincia al fine di attuare un piano di prevenzione. Il secondo progetto mira a diffondere la cultura del consumo di prodotti naturali, tipici e tradizionali. L'ultimo punta a migliorare e valorizzare le caratteristiche quali quantitative dell'olio d'oliva. L'obiettivo del progetto è quello di, anche in questo caso, aiutare le aziende del settore turistico alberghiero a presentarsi dal punto di vista anche della qualità dell'offerta, dal punto di vista della sicurezza, diciamo, che viene appunto fornita da queste strutture nei confronti dei turisti. Quindi anche in questo caso la Camera di Commercio, tramite il Multilab, penso che possa fornire, diciamo, un valido sostegno alle aziende territoriali del settore turistico alberghiero. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Bartoni, cucine e living. Distinguersi con stile scegliendo la qualità del Made in Italy al miglior prezzo. Cucine Aria Giorno, Statale 101 Lecce Gallipoli, zona industriale L'Equile. Telefono 0832 26 30 35. Bartoni, cucine e living. Il Made in Italy al prezzo migliore. Concludiamo come sempre con lo sport. Mancano 5 gare alla fine del campionato e per il Lecce prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato prossimo contro il Genoa. Intanto a parlare in casa giallorossa è il portiere Antonio Rosati. Ascoltiamo il servizio. Seduta pomeridiana d'allenamento ieri per i giallorossi, che si sono ritrovati al Via del Mare in vista della prossima sfida prepasquale contro il Genoa. Assenti Ofere, Giuliatto, Sini e Ferrario, lavorato a parte Bertolacci per via del problema muscolare rimediato contro la Samp. La preparazione della squadra continuerà con un allenamento nel pomeriggio di oggi. Intanto ha parlato uno dei protagonisti positivi di questa stagione, il portiere Antonio Rosati, che dichiara: la salvezza è sicuramente un obiettivo alla nostra portata, abbiamo dimostrato di essere capaci di tutto e ottenere risultati quando nessuno se lo aspettava. La parata nel primo tempo su Cosso è stata importante per il prosieguo della partita, mentre sul gol di Conti avrei potuto fare di più. Di tutto questo devo ringraziare il mister, che mi ha dato fiducia, la società e il preparatore dei portieri Lorieri, che attraverso il loro lavoro che svolgiamo ogni giorno mi ha permesso di esprimermi su questi livelli. Anche per oggi il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani. Arrivederci.